Puntata dell'approfondimento, una produzione di Confartigianato Taranto con il suo canale mediatico Confa TV. Ci troviamo ad Avetrana, provincia di Taranto, proprio dinanzi al municipio, mentre tutta la Puglia e tutto il resto della provincia di Taranto è al momento zona arancione, con l'auspicio che in breve tempo, magari la prossima settimana, possa ritornare gialla. Qui, per una disposizione dell'amministrazione comunale, ad Avetrana, provincia di Taranto, siamo ancora in zona rossa. La qualcosa ha creato ovviamente una legittima agitazione negli operatori commerciali, vista appunto, considerate le gravi conseguenze economiche appunto che la zona rossa comporta. E c'è un'iniziativa, una manifestazione di Confartigianato Taranto sulla problematica proprio qui nel cuore di Avetrana, dinanzi al Palazzo del Municipio. Siamo con Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto. Allora Paolillo, illustriamo un po' questa stranezza, tra virgolette, della zona rossa. A noi non è che interessino i colori dell'arcobaleno, però le conseguenze economiche sono pesantissime. Sì, siamo da Avetrana, vicino ai nostri artigiani, ai nostri esercenti, che purtroppo per questa situazione Covid su Avetrana, che insomma sembra essere tantino preoccupante, sono costretti a restare ancora chiusi, quindi praticamente dal 15 di marzo le attività, specialmente quelle del benessere, quindi parrucchieri, estetisti, tatuatori, sono chiuse. E grazie a Dio, diciamo che in Puglia si è passati arancione e lunedì hanno aperto, qui ad Avetrana siamo rimasti il rosso profondo, un problema antico. Ecco, ma Confartigianato cosa si sente di contestare, tra virgolette, di replicare, ecco, rispetto a questa imposizione del rosso? Ma noi non siamo qui per contestare, noi siamo qui per fare un presidio, per far capire a tutto il sistema, non solo all'amministrazione comunale, che ci sono delle imprese che sono ferme, che non incassano una lira da troppe settimane, e quindi bisogna comunque trovare un sistema che può essere quello del ristoro, ma cioè, parlando di soldi immediati, qua ci devono andare a fare la spesa oggi per mangiare. Affrontare il quotidiano, e questo è un problema che la collettività deve risolvere. Cioè, non basta soltanto ovviamente chiudere, poi bisogna anche capire quali sono, oltre all'ordinanza di chiudere l'impresa, bisogna anche comprendere qual è il sistema che viene emesso, cioè, perché poi quando c'è una chiusura poi ci sono i dritti, i furbi, i dritti e i fessi, usiamo questa espressione, finiscono per essere premiati. Cioè, chi rispetta la legge molte volte ci rimette. Dobbiamo anche purtroppo dall'amministrazione comunale, dagli organi di controllo, quali sono poi i contrappesi messi dal punto di vista del controllo del territorio, perché poi ci troviamo in un territorio dove, come tutti gli altri, è chiuso da 6 settimane, ci troviamo un indice che cresce, quindi una controtendenza rispetto a qualcosa non funziona. Qualcosa non funziona, e oltre a chiudere, perché erano già chiuse, va forse messo in atto qualche altra forma di controllo. Ed è con riferimento all'abusivismo, magari? Soprattutto con riferimento all'abusivismo, e quindi questa gente ci aspetta un segnale da questo punto di vista. Noi siamo qui a testimoniare il loro disagio, siamo dispiaciuti ovviamente per quello che sta accadendo ad Avetrana, però servono delle risposte immediate. E iniziamo un po' il giro, questa chiacchierata, con gli operatori commerciali più penalizzati per la chiusura appunto delle attività. Enrico Olivieri, che appunto ha un salone di barbiere, e per questa categoria i parrucchieri appunto sono chiusi. Un disagio profondo e brutto vedersi rossi e chiusi, mentre nel resto della provincia di Taranto, seppur con fatica, come dire, ci si rimette in moto.
Sì, noi comprendiamo la situazione di Avetrana, però non riusciamo a capire perché comunque dobbiamo stare chiusi. Anche le altre attività sono aperte, cioè, il virus girerà in tutte le attività, come da noi, come nei bar, come nei supermercati, dappertutto, quindi non ha senso tenerci chiusi, anche perché sono 6 settimane già che noi siamo chiusi, senza ristori, non ci è dato niente a nessuno e quindi quantomeno avremmo voluto che il vice sindaco ci interpellasse per cercare di trovare una soluzione. Lavorare magari con orari ridotti, fare una persona ogni ora. Tutto il contingente, ma lei dice almeno l'amministrazione avesse contattato le categorie che poi risultano più penalizzate. Anche perché poi noi ci sentiamo un po' male, presi in giro, perché comunque vedere che le altre parrucchiere, barbiere ed estetiste sono aperte negli altri comuni, chi ce lo dice che i nostri clienti da lunedì non si stiano spostando già a farsi i capelli da un altro comune? Non glielo vieta nessuno, quindi oltre al danno stiamo avendo anche la beffa di questa situazione. La titolare di Acconciature Rossi, la sua categoria penalizzata. Niente, io volevo solo specificare una cosa. Questi giorni siamo stati penalizzati per quanto riguarda il nostro sfogo, perché noi eravamo convinti che dovevamo già aprire e si sapeva già che la zona arancione in Puglia doveva arrivare a giorni. E noi abbiamo solo lamentato la nostra chiusura, che è stata una chiusura veramente la più penalizzata. E non abbiamo detto che dovevamo aprire perché volevamo aprire, anche perché noi sapevamo benissimo la situazione da Vetrana com'era. Noi abbiamo detto, ci siamo lamentati che la chiusura doveva essere stata fatta prima. E per prevenire, lei dice. Per prevenire, non al momento in cui stavamo diventando arancioni, chiudere. Solo questo, perché questi giorni ho sentito delle lamentere contro le nostre categorie, contro i colleghi, contro questa cosa non va. Io voglio specificare solo questo. Anzi, noi abbiamo detto al vice sindaco, e lui lo sa, abbiamo detto apriamo e manteniamo le norme di sicurezza che sono state attivate anche per un anno. Però almeno fateci lavorare. Però fateci lavorare, dopo 6 settimane, questa è la settima. Ci sono colleghi che pagano 2 affitti, uno di casa, uno del salone, ci sono colleghi che hanno i mutui, come me, medesima, però noi vogliamo una spiegazione. Ci sono le varie scadenze purtroppo di pagamento da rispettare. Però ormai ci siamo, come devo dire, aspettano, se le tasse le dobbiamo pagare, ci devono dare pure il quello tempo. Che è stato lamentato. Però è che l'amministrazione non vi ha contattato. Non ci ha contattato, giusto. Olivieri Antonio, acconciatore. Beh, certamente sembra quasi che ci siano figli e figliastri tra le varie categorie. Sì. Se poi si considera che tra questa disparità, vedi il discorso dei parrucchieri, estetisti, tatuatori e quant'altro, all'interno poi di questa disparità vi è una disparità maggiore tra le varie province di Taranto e quindi il caso di Avetrana. Beh, come dire, le discriminazioni, si tratta di discriminazioni su discriminazioni. Ma no, io non vorrei parlare di discriminazioni, ma almeno confrontarci, solo quello chiediamo noi, perché è stato fatto tutto molto velocemente, tutto non lo so, confrontarci, siamo stati l'unica categoria che non ci ha interpellato proprio, questo è, che dobbiamo fare? Noi siamo molto tranquilli, però dopo tanto tempo a casa, noi abbiamo pure figli da mantenere, affitti, aiuti zero. E i ristori non arrivano? Zero. Né da parte di chi dovrebbero arrivare? Del governo, da nessuna parte. Noi dobbiamo è facile cominciare. Per l'amministrazione dire zona rossa, per carità, non entro nel merito della decisione, però sarebbe stato opportuno che l'amministrazione avesse contattato voi operatori penalizzati. Solo noi non ci ha contattato, perché abbiamo saputo che le altre associazioni sono state contattate, noi niente, zero. Il danno maggiore è quello, secondo noi.
Il signor Nigro Raffaele, parrucchiere per uomo, è molto gettonata purtroppo in negativo questa categoria, perché ovviamente è chiusa e quindi le conseguenze economiche sono pesantissime. È più chiaro, sono sette settimane che stiamo chiusi, non percepiamo niente. Povero noi, vorremmo solamente lavorare e basta. In sicurezza, chiaramente, no? Sto qua. Ivan Cavallo, titolare di una sartoria, sarto, come da uomo, mi aggiunge giustamente, è meglio precisare, come categoria, appunto come vendita, in base all'ordinanza deve essere chiuso, però come laboratorio può appunto lavorare. In ogni caso, essere chiusi al pubblico, alla collettività, significa ricevere un danno. Certo, oggettivamente l'attività, in particolare quella mia della sartoria su misura, lavora prevalentemente con gli eventi e con le cerimonie, che sono totalmente ferme appunto da più di un anno, quindi io come attività potrei essere aperto, perché a livello artigianale come laboratorio potrei essere aperto, però a sostegno dei miei colleghi imprenditori preferisco rimanere chiusi per come un senso di solidarietà. La nostra attività appunto ha ricevuto un colpo molto, molto forte e sarà difficile riuscire a recuperare. Alessandro Scarciglia, vice sindaco di Avetrana. Per la par condicio ovviamente diamo parola all'amministrazione comunale, perché c'è questa manifestazione di Confartigianato. Tutta la provincia di Taranto è zona arancione. L'amministrazione ha deciso che qui ci sia, per ovvie ragioni, la zona rossa, però ci si rende conto, di qui la protesta degli operatori, che la zona rossa ha delle conseguenze economiche gravissime, considerando anche che da Roma, dal governo, i ristori non arrivano. Sì, e intanto grazie per l'opportunità che ho di esprimere la mia idea, che mi date appunto di esprimere la mia idea. Il problema è proprio questo, è da Roma i ristori non arrivano, e qualora dovessero arrivare, comunque parliamo sempre di minime risorse per i commercianti e per gli artigiani, per far fronte alle loro spese quotidiane, che comunque non sono bloccate le spese. E su questo, logicamente, più che esprimere la nostra vicinanza come amministrazione comunale, che cosa facciamo noi per venire incontro, e l'abbiamo già fatto l'anno scorso, per venire incontro ai commercianti e agli artigiani che sono stati costretti e obbligati a chiudere. Nel nostro piccolo, logicamente, abbiamo applicato delle forme di riduzione delle imposte e delle tasse nei loro confronti, quindi siamo andati oltre a quanto previsto dal governo l'anno scorso per non far pagare l'occupazione di suolo pubblico a tutti i commercianti, perché il governo era previsto fino a ottobre, noi l'abbiamo prolungato a tuttora, quindi andremo anche oltre fino a fine dell'anno. Inoltre abbiamo previsto l'anno scorso una riduzione del 25% sulla Tari, per esempio, l'imposta la tassa sui rifiuti, abbiamo sgravato del 25% a tutti i commercianti. Ecco, vice sindaco, però alcuni commercianti hanno detto: ma avremmo voluto essere, come dire, coinvolti, avremmo voluto che dinanzi a questa decisione, certamente necessaria, non è che lo avete fatto per divertimento, ci mancherebbe altro, però su questa decisione avremmo voluto essere, come dire, coinvolti, cointeressati. Questa è stata la lamentela degli operatori commerciali. Artigianali più che altro. Artigianali. Sì, quelli che ricevono. Per un semplice motivo. No, dicevo, quelli che a causa del rosso restano chiusi, così ci capiamo. Ci tenevo a precisare proprio perché nella prima fase, quindi ormai 10 giorni fa, quando ho fatto la prima ordinanza di chiusura quasi di zona rossa, diciamo, questa parte di artigiani era già stata bloccata dallo Stato, perché eravamo in zona rossa, la Puglia, quindi non interessava nella mia ordinanza. E le categorie appunto di quelli che poi sono state interessate alla mia ordinanza sono state contattate e abbiamo anche discusso insieme e in qualche maniera anche concordato, ecco, le restrizioni. Successivamente poi, dal venerdì successivo, quindi venerdì scorso, la Puglia, da lunedì la Puglia è passata in zona arancione. Avetrana però purtroppo viveva e vive una realtà diversa dal resto della Puglia, non lo dico io, lo dicono i numeri, che comunque le relazioni che mi manda l'ASL. La stessa ASL dice che Avetrana, fino alla domenica, presa in considerazione l'ultima domenica, 25 aprile, ha superato ben 4 volte
parametri. I parametri, sì, grazie. I parametri del MEDI provinciale. E quindi più di 8 volte i parametri invece che stabilisce la legge per la cosiddetta zona rossa, tra virgolette. Perché non sono state interessate le artigiane? Perché non è stata altra che la continuazione di quell'ordinanza, quindi ho incluso in una settimana sola, che scadrà domenica 2 maggio, quelle categorie che non erano previste nella prima ordinanza, ma perché erano già zona rossa, sono passate in arancione, noi le abbiamo mantenute in zona rossa per avere una equità per quello che può essere, perché poi ci sono delle categorie che tu non puoi toccare, che non puoi chiudere. E quindi per questo poi alla fine non ho ascoltato gli artigiani, ma siamo andati in continuità. Sbagliando? Può pure essere, a livello morale può anche essere, per carità di Dio, può essere. Sicuramente in buona fede e per il fine comune, che deve essere quello di far tornare a Vetrana nella normalità.